sintetizzare, non andava preso 2-1. Banale dirlo, però insomma, ecco, tutto è ruotato lì forse. Sì, eravamo stati, siamo stati ingenui, subito pronti via nel primo gol. Abbiamo regalato, secondo me, la catena di destra, un'ingenuità molto grande, e quando tu regali a una squadra come l'Aquila un'ingenuità del genere ti fanno male. Siamo riusciti a rimediarla, perché poi, a parte quei 5-6 minuti di scoramento iniziale, eravamo poi riusciti a rientrare in partita e a dire la nostra. Primo tempo ci sta che finisci 1-0 sotto. Si è ripartiti molto bene, grazie anche ai cambi, però dopo un'altra ingenuità difensiva ci ha penalizzato. E quando fai due regali così a una squadra come l'Aquila, la paghi a caro prezzo. La sensazione è che in quel momento l'inerzia fosse a favore del Faro. Questo magari è ancora più fastidio, perché poi era un pallone che poteva essere magari anche sparato in tribuna. Stavo appunto per dire che l'inerzia era un po' cambiata, stavamo, non dico mettendo sotto, però stavamo giocando bene, stavamo giocando il nostro calcio e l'Aquila era un po' in difficoltà. E poi dopo questa ingenuità, questo errore ha fatto sì che l'Aquila poi è andato in vantaggio, tra l'altro con un gran schema, ben riuscito, quindi c'è da fare i complimenti anche a loro, non voglio sminuire assolutamente la forza di una corazzata come l'Aquila, però quando fai, ripeto, due regali così grandi a un avversario così forte, la paghi caro. Non siamo riusciti poi, se non in qualche mischia, a rialzare la testa, come ci è capitato in altre occasioni. Perché poi dopo si è anche giocato poco, si è fatto fatica a trovare il bando della matassa. Assolutamente sì, non siamo andati in confusione, è che proprio poi è venuto fuori la forza fisica e la tecnica e la cattiveria dell'Aquila, e ha fatto vedere che merita di stare nelle zone alte della classifica. Adesso pochissimo tempo per recuperare, e preoccupa un po' questo anche per il fatto che la rosa non è poi così profonda. Sì, però noi confidiamo sul fatto che siamo giovani, che i ragazzi lavorano bene da agosto, sono veramente, si impegnano alla grande e recuperano bene. Anche oggi stavamo bene fisicamente, è ovvio che è mancata questa cattiveria che hanno le squadre esperte, le squadre più grandi, le squadre mature, e non possiamo poi puntare il dito più di tanto ai nostri ragazzi che ci mettono sempre l'anima. Mister Valeriani, Rete 8, piacere e complimenti per il match disputato. Grazie. Mi chiedo un'osservazione, più che altro la mia. Ho visto tanto nervosismo da ambo le parti, e di solito penalizza il nervosismo chi gioca in casa e chi deve, tra virgolette, e teoricamente portare a casa i tre punti. Il nervosismo è dato dal fatto che una squadra esperta cerca di portare poi l'inerzia della partita dalla propria parte, no? Vai in vantaggio, sei esperto, ti butti a terra, anche perché il nervosismo è venuto con questi atteggiamenti. Non dico assolutamente, non voglio essere critico più di tanto, però il calcio è questo: quando una squadra esperta ti va in vantaggio fuori casa, cerca di guadagnare anche 30 secondi, un minuto, stando a terra, fingendo, passatemi questo termine, anche magari crampi, botte che non ci sono. E noi, devo dire la verità, siamo anche stati bravi nella nostra giovinezza a non farci espellere, perché poi c'è anche il rischio che magari riesci a rimanere anche con un uomo in meno, due uomini in meno. Quindi l'Aquila ha dimostrato di essere una squadra esperta, cattiva, rognosa, forte, e noi un po' ingenui ci sta, perché comunque siamo giovani, come abbiamo detto. Non è vostra abitudine, ma mi dà un giudizio sulla direzione di gara? No, l'arbitro, no, sì, non ci possiamo attaccare assolutamente all'arbitro. Noi, il nostro ambiente non è, il nostro ambiente fano non è solito criticare l'arbitro. Anche l'arbitro può sbagliare qualcosa, forse nella gestione dei cartellini è stato un po', diciamo così, scarso, permettetemi il termine, però non abbiamo perso per colpa dell'arbitro, abbiamo perso perché davanti avevamo una gran bella squadra. Tra l'altro, a me personalmente, questo è il mio giudizio personale, ha fatto più impressione della San Benedettese e dello stesso Chieti che abbiamo affrontato domenica scorsa. L'ultima, permetto, scusa ai colleghi, che campionato sarà il vostro e
rispetto, ovviamente essendo abruzzesi, non si offenda, le devo chiedere anche un giudizio sull'Aquila, ma già mi ha risposto dicendo che ha lasciato un bel segno qui. Noi, se siamo questi, adesso a parte le ingenuità che ci possono costare caro, se siamo questi determinati, fisici fino comunque a un certo punto della gara, possiamo fare il nostro campionato, perché comunque noi cerchiamo una salvezza, speriamo tranquilla, che poi di tranquillo non c'è mai nulla nel calcio, e quindi speriamo di continuare così, perché poi anche oggi abbiamo detto la nostra, secondo me, in vari punti di vista, mentre invece per, come ho già detto, per l'Aquila penso che rimarrà in quelle zone belle della classifica lassù in alto.